Cioè, ho messo rec, mi stanno chiamando. Vabbè, rispondo dopo. John Born, ragazzi, John Born, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora, innanzitutto prima di cominciare vi chiedo di lasciare tantissimi like qui sotto e voglio sapere da voi, secondo voi, piccolo giochino, Marcus Thuram, che è un giocatore straordinario, l'ha dimostrato anche oggi, figlio di Thuram, tra l'altro, che conosciamo tutti, tra 5 anni esatti dove giocherà? Facciamo questo giochino e poi capirete perché sto facendo questo giochino. Detto questo, oggi voglio parlarvi di Marcus Thuram e del Borussia Mönchengladbach, perché non so se l'avete visto, non so se oggi pomeriggio state seguendo un po' di calcio. La Bundesliga ha già mandato in onda Borussia Mönchengladbach, la quale a me non sta troppo simpatica, ma devo ammettere che comunque sviluppa un gioco interessante, sviluppa un gioco intrigante, ha tanti giovani che vanno valutati di giorno in giorno, ma che secondo me potrebbero essere una parte del futuro del nostro calcio. E dall'altra parte c'era l'Union Berlin, probabilmente la squadra più brutta, la squadra con il logo più brutto della storia del calcio, un logo lungo, lungo, lungo. Niente, allora chiama, scrivi, fai. Una squadra con un logo lungo, 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 però insomma, una squadra che c'ha, quanti punti ci avrà? In 31, quindi insomma, in classifica sta nella metà. Sta abbastanza tranquillo l'Union Berlin. E il Borussia Mönchengladbach doveva tornare alla vittoria e lo ha fatto in scioltezza. Tra l'altro stava facendo anche un gol straordinario con forse era proprio non so chi fosse, non so chi fosse, stava facendo un gol straordinario da centrocampo, ha visto il portiere fuori, ha tirato non lo so, una parabola precisa. Il portiere dopo 20 passi indietro si è lanciato e Sarva de cielo che l'ha presa, perché per tanto così non faceva il gol dell'anno. Poi alla fine il Gladbach comunque fa il primo gol, il secondo lo fa con Thuram e appunto chiudono il primo tempo e stanno già 2-0, la partita è già ipotecata. Poi nel secondo, metti che sì, loro l'hanno riaperta, però Thuram, poi Plea, poi sapete io cosa ne penso di Plea. Plea fa un gioco veramente pazzesco, io credo che senza Plea il Borussia Mönchengladbach varrebbe un quarto di meno, non dico la metà, ma un quarto di meno. Quando gioca Plea, il Borussia Mönchengladbach è una squadra che se quando Plea non c'è sta qui, con Plea sta qua. E lo faceva anche con il Nizza, cioè un giocatore di quelli che non sale in cattedra, che non si mette in mostra, fa i suoi gol perché fa i suoi gol, li faceva il Nizza, li fa il Borussia Mönchengladbach, ma soprattutto fa un lavoro dietro che è un po' quello che faceva Piontek al Genoa, che è un po' quello che fa tuttora Piontek adesso che è in Germania, e che senza quel lavoro lì secondo me il Gladbach faticherebbe veramente tanto. In questo momento la squadra bianconera riprende il terzo posto, domani giocherà il Lipsia, quindi scopriremo se appunto la squadra Red Bull gli risorpasserà, però credo che in questo momento il Gladbach forse meriti un po' più, non del Lipsia ma del Leverkusen, di andare in Champions. Comunque credo che Borussia e Bayern ormai siano assodate, dipenderà, poi ci saranno due posti per tre squadre, queste tre squadre sono Gladbach, Leverkusen e Lipsia. Fatemi sapere secondo voi quali sono le due squadre che meritano in Champions e poi quali sono invece le due squadre che voi vorreste vedere in Champions. Vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi mi piace, buon shalalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.